Ciao, sono Davide di MD, la tua droga quotidiana, e oggi per prima cosa vorrei lanciare la moda della camicia con la tuta. E in secondo luogo vorrei parlarvi di alcune curiosità astronomiche. Partiamo dalla cosa principale: quanti sono i pianeti del Sistema Solare? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Avete 10 secondi di tempo. Aspetta. Sì, sbagliato. Sono 8. È inutile che venite a dirmi: ma se contiamo Plutone? No, Plutone non è più un pianeta. Mi dispiace, sono 8. Fine. Ecco una cosa che vi sconvolgerà: la stella polare non è la più luminosa che vediamo da qui. Mi dispiace. Anzi, è una delle meno luminose. Non so perché questa leggenda metropolitana sia nata, visto che è un dato di fatto. Anzi, in questo periodo potete vedere ben due stelle molto luminose appena tramonta il sole, una est e una d'ovest. Quella est è Giove, quella d'ovest, ancora più luminosa, è Venere. Venere e Mercurio li possiamo vedere solo all'alba o al tramonto, proprio perché sono più vicini al sole e quindi lo inseguono in un certo senso. Non li potremmo mai vedere nel pieno della notte, ad esempio a mezzanotte o a luna di notte. Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, non è il più caldo del Sistema Solare, bensì Venere, il secondo. Infatti ha una media di 400 gradi centigradi, e questo perché è coperto da una coltre di nubi così tanto spessa che i raggi del Sole entrano e ne rimangono intrappolati con un enorme effetto serra che fa surriscaldare così tanto il pianeta. Come se non bastasse, un giorno su Venere dura addirittura più di un anno di Venere. Questo perché Venere, insieme ad Urano, sono gli unici due pianeti retrogradi del Sistema Solare, cioè che girano al contrario. Infatti questo si pensa sia stato causato da l'impatto di un enorme asteroide che abbia invertito la rotazione di Venere, facendolo ruotare così lentamente che appunto un giorno dura più di un anno. Altra curiosità di Urano: si dice che rotoli, perché il suo asse di rotazione è quasi parallelo al piano della sua orbita, cioè lui rotola anziché ruotare, lui rotola, non so se mi sono spiegato. Sempre per quel famoso impatto con un asteroide. Finiamo con le curiosità su Venere: nonostante sia molto simile alla Terra, sia come dimensioni, sia come aspetto fisico, in realtà è il pianeta più inospitale del Sistema Solare. Come detto prima, ci sono delle nubi molto spesse, fa un sacco di caldo, ma soprattutto la pressione atmosferica è 90 volte maggiore rispetto a quella della Terra, cioè noi verremmo completamente disintegrati da quella pressione. Come se non bastasse, piove acido solforico, quindi alla grande proprio. Giove è il più grande pianeta del Sistema Solare. La sua massa supera la somma di tutte le masse degli altri pianeti. E Saturno, il secondo pianeta più grande del Sistema Solare, quello con gli anelli, quello famoso, bello, se fosse messo in un mare talmente grande da poterlo contenere, galleggerebbe. Infatti è meno denso dell'acqua. Questo perché? Perché tutti i pianeti dopo Giove sono pianeti gassosi, cioè non ci puoi atterrare sopra, e quindi il gas è molto meno denso. Addirittura Saturno è meno denso dell'acqua, quindi figuratevi. E apriamo qui un piccolo capitolo riguardante la nostra amica Luna, perché è un oggetto veramente speciale. Infatti ci mostra sempre la sua stessa faccia, perché il suo periodo di rotazione, cioè la rotazione intorno al suo asse, è uguale al suo periodo di rivoluzione intorno alla Terra. Per questo la Luna non è che non giri, ma in realtà gira, ma nel frattempo gira, è tutto un casino, e alla fine ci mostra sempre la stessa faccia. Un'altra coincidenza particolare è che la Luna è 400.000 volte più vicina rispetto al Sole, ma anche 400.000 volte più piccola. Questo fa sì che noi percepiamo la Luna delle stesse dimensioni del Sole, e quindi si possono completamente sovrapporre, dando vita all'eclissi solare. Aspettate, ma noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna, ma com'è la faccia che c'è dietro? Ve lo siete mai chiesto? Eccola qui. Come potete vedere è ben diversa, cioè ci sono molti più crateri e meno zone scure. Queste zone scure sono chiamate mari, come li definì Galileo, e non sono altro che enormi colate di lava. Cioè quando è arrivato un meteorite bello potente, ha spaccato la crosta lunare facendo fuoriuscire il magma fuso che c'era nel nucleo, e quindi ha ricoperto queste zone rendendole completamente piatte. Dall'altra parte non è successa questa cosa, perché quella parte è più lontana dalla Terra, e quindi il nucleo fuso della Luna con la forza di gravità era più proteso verso la Terra, e quindi faceva meno fatica ad uscire dalla parte rivolta verso la Terra. Ecco perché dall'altra parte non abbiamo i mari. Interessante. Titano, uno dei satelliti di Saturno, o come li chiama la maggior parte delle persone, lune di Saturno,
è l'unico satellite del Sistema Solare ad essere dotato di atmosfera. Ah, un'altra cosa, tutti i pianeti gassosi del Sistema Solare, cioè Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono dotati di anelli. Quindi non solo Saturno, ma ogni pianeta gassoso ha i suoi piccolissimi e invisibili anelli. E concludiamo parlando di galassie. La nostra galassia è la Via Lattea, si chiama proprio così, Milky Way, ed è quella che ho fotografato in questa foto, questa nube qui, questa scia, che si può vedere solo in condizioni... Ho rotto il telescopio. Ah no, forse no, un attimo. Forse va solo abitato. No, no, l'ho proprio rotto. Bene, non dite niente a mia madre. Dicevo, la nostra si chiama Via Lattea ed è grande come diametro fra i 120.000 e i 140.000 anni luce. È in rotta di collisione con la galassia di Andromeda, che dista da noi solo 2,5 milioni di anni luce. O miliardi, porco cane. Ah no, milioni di anni luce. Ed è in rotta di collisione con noi, ovvero fra tanti mila anni ci scontreremo con questa galassia. Ma qual è il corpo celeste più grande dell'universo mai scoperto dall'uomo? È IC1101. È una galassia il cui diametro è grande ben 2 milioni di anni luce. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sui miei video, e noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14, sempre su MD, la tua droga quotidiana. Ciao! Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con tuta.